Dottor Mario Schiano, qui all'incontro annuale di Confindustria ci si è spostati da Capri a Napoli, anche un segnale importante in un luogo quale quello di Città della Scienza, rinato dalle ceneri, come l'Italia sta cercando di ripartire. E lo fa anche attraverso le nostre aziende, quelle della Campania che rappresentano sicuramente un punto di eccellenza, la sua in particolar modo, Schiano, un nome storico, che riesce generazione dopo generazione ad andare avanti innovandosi naturalmente sempre nel segno della tradizione. Quindi esiste un Made in Italy forte dal quale ripartire? Assolutamente, il Made in Italy, se fosse un marchio, l'abbiamo detto diverse volte, sarebbe il terzo marchio più popolare al mondo. E la scelta, oggi siamo qui al convegno dei giovani di Confindustria, a Città della Scienza, non solo per riportare l'attenzione su quest'area che dovrà necessariamente ripartire proprio come centro dell'eccellenza per il trasferimento di tutto ciò che è la conoscenza, ma proprio perché noi riteniamo che la conoscenza sia uno degli elementi base da cui le aziende devono poter ripartire per poter far bene sui mercati a livello internazionale. Ecco, si parlava anche dell'importanza della legalità, proteggere il Made in Italy da quella che è la contraffazione, da quella che insomma è l'illegalità che purtroppo esiste anche nel nostro paese. Sì, come ogni elemento giuridico di cui c'è necessità per fare della buona, anzi ottima impresa, è necessaria la chiarezza e la trasparenza. Quindi è necessario che il legislatore metta mano a tutto ciò che è il codice che va appunto a legiferare in merito per poter avere noi come imprenditori degli strumenti chiari e precisi per poter operare e per poter sfruttare il Made in Italy in maniera opportuna.